Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Oggi super video perché ho deciso di fare questo video di domenica perché negli scorsi giorni ho visto una prova assurda fatta da un atleta di calisthenics in cui eseguiva dei one arm push-up, ossia dei piegamenti su un braccio in maniera perfetta. Penso che io non abbia mai visto eseguire un piegamento su una mano con questa tecnica, perché quello che si vede sempre quando si vedono questi esercizi, non so se vi ricordate Rocky quando li eseguiva lui, piedi molto larghi e poi si ruota molto il busto per riuscire ad eseguire questo movimento, e l'allargamento dei piedi e la rotazione del busto serve per semplificare la leva e quindi permetterci di farci questo movimento. Abbiamo sempre detto che per riuscire a fare bene un buon piegamento su una mano bisognerebbe avvicinare il più possibile i piedi e raddrizzare il busto, ma questo fino a poco tempo fa sembrava impossibile, impossibile perché è richiesta veramente una forza pazzesca di tutto il corpo, non solo del muscolo del braccio che spinge, perché sul gomito sappiamo che agisce il tricipite, quindi grandissima forza del tricipite, ma poi sull'articolazione della spalla c'è il deltoide e il pettorale che agiscono, senza dimenticarci poi tutti gli stabilizzatori, ma ancor più anche in questo caso i muscoli del core che ci tengono e non ci fanno ruotare, no? Quindi per riuscire a fare questo movimento così con il corpo dritto io pensavo di non vederlo mai. Invece mi devo ricredere perché abbiamo visto in questi giorni Matteo Spinazzola, grandissimo atleta di calisthenics, un pioniere del calisthenics, essendo stato uno dei primi ad avvicinarsi a questa disciplina. Grande atleta, non chi è nel settore non ha bisogno di Matteo non ha bisogno di presentazioni, perché ha vinto tante gare, è stato campione italiano di calisthenics e tutti lo conosciamo per la sua forza incredibile e anche per riuscire a mettere in atto dei movimenti che fino a qualche mese, giorno, anni fa si pensava impossibili, e noi dobbiamo ricrederci di fronte a questa sovrumana forza di Matteo. Matteo e di Anzio, chi io lascio comunque qua sotto anche i suoi contatti se volete farvi seguire da lui, se volete andarlo a trovare nella sua palestra dove lui allena D'Anzio, potete andarlo a trovare, lui vi allena. Lui fa questo anche di mestiere, quindi non può che gradirgli questo vostro interessamento nei suoi confronti. È preparato ed è, come detto, un grande atleta. Quindi adesso vi mostro un po' quello che ha fatto, perché come possiamo vedere, lui esegue questo movimento, lo esegue anche in maniera lenta, senza ruotare il corpo. I piedi sono a una distanza di circa una cinquantina di centimetri e come vedete lui scende perfettamente giù e ritorna con lo stesso movimento, senza sbavare. Quindi una pulizia pazzesca. Anche poi mi viene persino da ridere perché gli espertoni dicevano che era impossibile fare questo movimento, e invece ora dovranno ricredersi perché Matteo è la prova vivente che questo movimento si può fare. Quindi il video è anche per salutare Matteo e fargli i complimenti per quello che ha fatto, perché chi è del settore dell'allenamento sa che per riuscire a fare quello che ha fatto Matteo ci vogliono veramente tante, tante ore di allenamento, pratica, costanza, perché come diciamo sempre, se non ci sono questi ingredienti non riuscirete a fare queste prove di forza così estreme. Ma ecco, non si può partire dai movimenti che ci sono prima, no? Quindi è giusto inizialmente partire con i piedi più larghi, ruotare leggermente il busto, va benissimo, però lo scopo, se volete migliorare in questo movimento, sarà quello di stringere i piedi, raddrizzare il busto e fare esattamente come ha fatto Matteo. Per oggi è tutto, vi auguro comunque una buona domenica, godetela, magnate, e da domani si ritorna ad allenarci alla grande. Ciao a tutti! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!